Ciao, allora oggi vediamo come fare quando durante una lavorazione terminiamo il gomitolo e dobbiamo unire il gomitolo successivo. Ovviamente bisogna fare in modo che l'unione si veda il meno possibile. Ci sono vari sistemi, io ve ne farò vedere due, che sono i sistemi che uso io, secondo me i migliori. Uno, il primo che faccio, leggermente più laborioso, ma secondo me il migliore in assoluto, l'attaccatura che si nota veramente meno. Il secondo metodo, molto più rapido, forse più facile anche da fare, buono, meno perfetto del primo, comunque buono anche quello. Allora iniziamo con il primo metodo. Quindi, questo poniamo sia il filo che stavo usando per la lavorazione, mi ha terminato il gomitolo e questo è il gomitolo nuovo. Uso due colori diversi solo per farvi vedere meglio, così riuscite a capire meglio, se no con lo stesso colore vi confondete. Allora, li sovrapponiamo in questo modo, non importa quale è sopra, quale è sotto, non è importante, li sovrapponete e di nuovo girate e tirate in questo modo, in modo da formare quest'unione. Vi faccio rivedere. Prendete un filo, lo appoggiate così, prendete l'altro. Li girate, li ruotate in questo modo e tirate in modo da avere quest'unione. Allora, mi sono avvicinata per far vedere meglio. Vedete, i nostri fili sono sempre uniti. Ho inserito uno dei due fili, indifferente da quale iniziate, io ho iniziato da questo blu, in un ago. Adesso devo inserire l'ago all'interno dello stesso filo blu, quindi cerco di farlo passare all'interno del filo. Faccio questo per 2-3 centimetri. Dopodiché tiro l'ago l'ago dal filo e sistemo con le dita l'unione. Ovviamente questa parte sarà un pochino più grossa, un pochino più spessa. Questa parte, l'ultima, che ovviamente non riusciamo a nascondere, la taglieremo. Adesso la stessa cosa la faccio con l'altro filo, quindi lo inserisco nell'ago e faccio passare il filo, scusate, l'ago all'interno del filo viola questa volta. Lo faccio sempre per 2-3 centimetri, dopodiché tiro l'ago e sistemo. Vale lo stesso discorso anche qui, la parte finale che non riuscite a nascondere la tagliate. E voilà, i due fili sono perfettamente uniti. L'altro sistema invece che vi dicevo molto più rapido, sempre accavallate i fili in questo modo, ruotate un filo così, lo ruotate nuovamente, le arrotolate in questo modo un paio di volte e poi fate un nodo. Semplicissimo. E tirate bene, sia in questo verso che in questo. Questo è l'unico tipo di nodo concesso, diciamo così, quando si vogliono unire i gomitoli, perché quasi non si sente
è molto piccolino, è abbastanza piatto, diciamo, quindi certo, l'altro secondo me, l'altro metodo dà un risultato migliore, però anche questo va bene. In certi casi forse questo è più comodo, è un metodo più comodo da utilizzare. Vedete voi, conoscerne un paio non fa male. Bene, a presto, ciao!